La notte stanotte non mi porterà consiglio, ma solo un esercito fatto di stelle a combattere questo sbadiglio. E la televisione parlava da sola da un'ora di là, ma ecco che appari tu tra le braccia di un uomo che con una mano ti sfiora. Il tuo canto è una musica dolce che sembra arrivare da molto lontano, ed io con un balzo abbandono l'impronta del culo scavata su questo divano. Amore, lascia quei piatti in cucina ed indossa il vestito da sera, che con un cielo così sarebbe un delitto non andare in balera. E tu balli e mi stringi, ma ti accorgi che ho occhi soltanto per lei. Secondo me ha avuto un weekend particolare. Sì, come sì, mai questo al mare, pezzo? Stato al mare. Come mai questo pezzo? Alle Cinque Terre sono stato. Sì, ma spiega il perché. Questo pezzo qui, perché l'ho scritto su uno scoglietto. Sulla quarta terra, questo. Sì. Sono stato, mi è venuto. Ero mi sono messo lì. Su uno scoglio. Su uno scoglio la sera. Era mentre la sera. Pescavi le carpe. Sì. E ho detto, scrivo al questo. Al mare è impossibile, scusa, Sandro. Ah, non ci sono le carpe. Non ci sono le carpe al mare. Ah, questa allora, non so, una trota forse. Una trota. Neanche le trote ci sono. Bello sto pezzo. Bello, sì. Vogliamo salutare il pubblico che ci sta guardando. Salutiamo tutto il pubblico, le donne specialmente, che con questo pezzo abbiamo aperto questa serata. Sì. Senti che voce molto sexy. Sexy, sexual. Vai Marco, fisarmonica. Guarda, ti piace la dolce vita? No, stai molto bene. Bella. Inizia a fare caldo però con la dolce vita. Lo so, va bene, siamo a febbraio, dai, vabbè, ancora. Capito.
Stavi dicendo? Niente, cavolate come al solito. Va bene, Giorgio Pezzoni, Marco, lo faccio io questa volta. Bravo, Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Michael Cagiada, la nostra Monica, il nostro Roblino, l'amico Alvaro. Sì, stasera ci sono tutti, eh? Sono tutti, siamo al completo, siamo al completo. C'è anche un gran pubblico. C'è anche un, vedi, guarda, abbiamo sì, Valerio Staffelli. Valerio Staffelli. 333-5339-936 per messaggiare con noi, oppure info@marco.com, saproject.eu, insomma, continuate a farlo perché noi vi saluteremo, certo, sempre, certo, e dovunque. Ringraziamo Diego Folloni che ha festeggiato l'emittente OK Italia, lo diciamo dove siamo in onda, 6 anni. Porca miseria. Quindi grande Diego, complimenti. E grazie di tutto. E grazie di tutto, io ho messaggiato Diego dicendogli speriamo che questo percorso continui insieme. Certo. Perché da 3 anni. Anche perché poi noi dobbiamo andare in pensione, non è che dobbiamo andare, certo, Diego, quindi approfittane perché poi noi andiamo in pensione. Iniziamo, sa? Sì, perché io voglio trasferirmi alle 5 Terre, te lo dico. Sì, ma perché cosa è successo alle 5 Terre? Ma non ci sei mai stato alle 5 Terre? Io allora, sì, avevo l'appartamento alle 5 Terre quando avevo i soldi, poi l'ho venduto. Ma ho la lera? Sì, io ho le 5 Terre. Olala. Arriva Massimo Andreotti. Oh, ciao Massimo! I miei gioielli. Non quelli di Massimo, cioè quelli di Ketty Piva, il nuovo il CD insieme bellissimo. A quello di Marco Pori, tutti i solisti di Ketty e l'Orchestra Piva che vado a salutare, grazie, ti voglio bene Ketty. Lo ascoltiamo con Fascinosa, che è una mazurka. Poi arriva Gianni Turco, vabbè. Gianni ci ha chiamato in diretta. Fangiullo, come stai? Come stai? Lo ascoltiamo con Bella. E poi Ketty con un bellissimo valzer lento cantato dal titolo Vecchio, te lo ricordi questo motivo? Sì. Bello, bello. Iniziamo così alla grande. Seguiteci perché sarà un appuntamento particolare. Poi la seconda parte, lo sapete. Che ormai è diventato un... Beh, ormai tutte le televisioni ci stanno copiando, eh. Sì, lo sai? Visto. L'angolo dei Lollalera o il Lalletta. Ok? Ci vediamo dopo. Ciao. Thank you.
anch'io il mondo e la sua storia. Tu cerchi qualcuno che ora non c'è più, ma lo vedi accanto a te. Chi l'ha detto che non c'è? Forse un dono che Dio lascia a te. Se ne va, giorni che ormai non conti più, perché ogni giorno è nuovo sé. Vivi un tempo che non c'è, aspettando chi ora pensa a te. Oh, brava la Chetti, eh? È sempre una bella gnocca la Chetti, diciamo le cose come stanno. Guarda che... Guarda, vabbè, cosa c'entra? Cioè, non siamo in fascia protetta. Dici che sì. Devi dire, la bersagliera. La bersagliera, ciao Chetti! Poi gli proporremo un brano dopo la seconda fase. Dedicatissimo, solo la Chetti. Solo la Chetti, senza Tony. No, Tony via. Okay. Comunque complimenti Chetti e Tony Visentin, perché ho ascoltato insieme a Sandro, abbiamo proposto anche i motivi di Marco Porro, di Massimo Andreotti, un bellissimo CD, i miei gioielli, che noi vi suggeriamo di acquistare. Bello, okay? Sempre fatto dei prodotti fantastici. Sai cosa ho fatto? Dimmi, cosa ho dimenticato? Gli occhialetti, quelli... No, ho dimenticato il cellulare. È il cellulare, sì. Adesso poi mandiamo... Con tutti i messaggi. Volevo dirti una roba, posso? Sì, vai. Perché sono stato poi la settimana, 5 giorni fa... Alle Quattro Terre. No, a Riva del Garda, e ho scritto un altro pezzo. Posso fartelo sentire? Ma lì dove eri? Sempre sul laghetto, a Riva del Garda, dove ero? Sul lago. Ah, sul lago. A me, io sai che piace il mare, il lago. Scogli, ci sono gli scogli. Certo, c'è un po' meno che... scoglio. Sì, ho fatto questo pezzo, posso fartelo sentire? Ci sono le trote. Sì.
sì, un po' largo, perché il lago di Gardama più... È un po' largo il finale, un po'... Complimenti, preferisco la seconda versione. Sì, quella del laghetto. Quanti CD fai qua? Quattro? Perché... Sì, poi no, poi... Va bene, ok. Arriva Riccardo Ambrogini a richiesta, che salutiamo, ciao Riccardo... Pier Toscano. Qualcosa bolle in pentola. Non bolle, diciamo. Bolle. Bolle, bolle con il volo del Calabrone. E poi Bagnasco e Massimo Andreotti a richiesta con El Toco. E ci rivediamo dopo. Non cambiate assolutamente canale, perché resteremo insieme per 90 minuti. E non sono pochi. E non sono pochi. Allora, stavo dicendo, Riccardo, hai preparato un classico, un tuo arrangiamento, che lo proponiamo agli amici di Salso Maggiore, ed è... per voi, amici, il volo del Calabrone. Riccardo Ambrogini. Thank you.
bravo Rick, bravo Rick. Shabadin Shabadan Veleno Shabadin Shabadan Veleno Girasoli Girasoli. Fai due dediche che allora, sono arrivati dei messaggetti. Sono Giovanni dalla provincia di Messina, vorrei ascoltare Fisarmonica Impazzita. Va bene. Ok, la facciamo dopo, ci prepariamo. Alla seggia. Mi stupisce sempre più. Anche io, perché... Sì, non è... Perché la versione un po' questa jazz. Qua, sì, questa qua è un po' jazz, un po'. Volevo sapere, siete in diretta? Certo, sempre in diretta in tutta Italia, in tutta Italia. Domani sera saremo in replica per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e l'Emilia Romagna. E poi nel weekend... Sì. Tu non mi hai detto una cosa, devo tirare le orecchie. No, non te l'ho detto. Gli amici di Telemasone mi hanno detto di salutarli. Io non sapevo che andavamo in onda anche... Pensate, neanche io... Non lo sapevi? No. Va bene, non lo sapevamo, comunque ci stanno scaricando su YouTube e quindi mandano in onda... Anche gli amici di Teleriviera. Teleriviera, Antenna del Mediterraneo, RTA Videotaro, insomma, tutta Italia,
particolar modo gli amici di OK Italia TV. Volevo sapere se potevate inserire nel vostro palinsesto, bello questo, una dialettica perfetta, o Marco Bravo. Dazzo, certo. Ha perso dei punti però, perché è stato perfetto. Grazie da Vercelli. Hai un pezzo di Omar Codazzo? Sì. Che è il fratello di Omar Codazzo. Sì. Fammi aspetta, di Omar Codazzo. Di Codazzo cosa mi puoi ascoltare? A qualsiasi roba, perché potrei inventarmi qualsiasi cosa. Che ha una discografia Omar Codazzo. Dopo adesso ci penso. Eh beh, perché Omar Codazzo è difficile da... dai. Vai. A volte un uomo. Ho fatto una figura veramente schifo. Ho fatto schifo. Dico sempre, non andare da quelli insegnati in Corea, quello che ti insegna i bassi. Perché no, perché, no, perché ho fatto una tonalità stupida. Vuoi come rifarla? Me. Come me. No, non la faccio più. No. Scusa Omar, perdonami. Allora, ciao Sandro, ciao Marco, ciao. Viva la regina, chi è secondo te Romy e? Energy. Ciao, vi salutiamo. Un bacione. Io devo salutare due carissimi amici che ci seguono ogni appuntamento settimanale da Stradella, sono in tantissimi, però voglio porgere i saluti a Silvano, che saluto. Ciao Silvano, mi raccomando, ci troviamo al bar, vienimi a trovare, beviamo un roblino. E l'Angiolina, vi mando un bacione, vi voglio un mondo di bene, che sono poi i genitori di Roblino. Purtroppo. E vabbè, tocca a loro. Arriva Pietro Galassi a richiesta con Veleno. Shabadan. Veleno. Che non è quella. Poi Enrico Traverso, siamo in Sicilia, qua un fisarmonicando, quindi interamente live con la Miglia Vacca. Manuel Bellomi con la polca dal titolo Tutti in giostra. E poi la pubblicità mia, di Sandro Allario, di Giorgio Pezzoni. E mi raccomando dei CD, perché quelli ci aiutano a sopravvivere e far sì che fisarmonicando continui per tutto il 2016. Yeah.
Vai Enrico! L'applauso, una bella soddisfazione dopo tanti anni di professione. Allora andiamo a ascoltarci. Thank you.
Amici di Fisarmonicando, ecco la proposta 2015-2016. Pensate, 5 CD più uno in omaggio a soli 50 euro, comprese spedizioni postali. Chiamando il 331-8921-306 potrete ricevere direttamente a casa vostra i CD di Enrico Traverso, Riccardo Ambrogini, Samuel Rossi, Sandro Allario, Fisarmonicando 1, 2, 3, 4, il duo Barbera. 331-8921-306 e a soli 50 euro avrete direttamente a casa vostra 5 CD più uno in omaggio. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Domenica mattina e parla in tutte le lingue del mondo da Stradella. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Siamo in onda, Marco, io te lo dico. Ma queste sono... Sai quando hai gli occhi un po' strani, che sei sul divanetto? Ti sei un po' stanco. Sei un po' stanco e lui l'allera. Stai bene così però. Stai molto bene. Vedi così. Vedi che si muovono. Mi dai un primo? Si muovono, Giorgio? Ah, così sei bello. Perché sai, poi dopo un'oretta che sei sul divanetto, sì, gli occhi diventano così, hai capito? Anche meno. Anche meno di un'ora. Allora dai, è il momento. Ah, è l'angoletto di Giorgio. È l'angoletto di Giorgio. Sì, questo è l'angoletto. Io vorrei leggere, ma faccio una fatica tremenda. Vabbè, poi li rimetto. L'angolo degli anni 60, 70, 80. Stasera cosa hai scelto? Allora, stasera ho fatto una cosa. Beh, ragazzi, correva l'anno 1962, Giorgio. All'epoca, il 24 maggio, nacque un personaggio che per la fisarmonica negli anni fece delle cose fantastiche, cioè by Marco. Ah, hai capito? Sono nato io. No, io pensavo, non so, Gigi Stock. No, Carlo... Dall'Apeo, magari. Sì, no, sono nato io nel 62. Ah, ok. È stata una cosa fantastica. E io ho scelto una canzone di Adriano Celentano. Ora sei rimasta sola. Te la ricordi? Sì, me la ricordo. C'eri? No, non c'ero, ma me la ricordo. Eri lì comunque. Sì, sì, ero. E questa lì la voglio dedicare a Giorgio, perché all'epoca aveva 6 anni, insomma, più o meno. Però è una canzone che ha fatto la storia della musica leggera italiana, se non erro, no? Giusto. Poi arriva Paolo Bagnasco, altro personaggio che ha fatto la storia della fisarmonica. Comunque, lo ascoltiamo con Mr. Tango. Che è nato nel 64, però, mi sembra, te. Ah no, Bagnasco nel 52. Quindi
Adriano Celentano con Sei rimasta sola e Paolo Bagnasco con Mister Tango. Non cambiate canale, rimanete con noi fisarmonicando, forse uno dei pochi programmi diversi rispetto agli altri, possiamo dirlo, anche per con due facce così. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso. Thank you.
Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Oi la lotta! Oi la lera! Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente. Mamma mia, che roba, tutto così a braccio, così olive, a braccio. Tutto olive. Tante persone, Sandro, comunicano con noi tramite posta, meno male, non tramite email, tramite, come una volta, e noi fa molto piacere. Io volevo ringraziare, aspetta che lo becco perché qua, il cavalier Francesco Musante, che spedisce da Chiavari, ha mandato delle bellissime poesie, tantissime da leggere, una anche su me, su sottoscritto e su Sandro Lario. Adesso vi voglio far vedere se ci arrivo, perché qua mi ha mandato, vabbè, questa è la Divina Commedia, aspetta, arrivo, arrivo. Il Tiguglio, vedo lì dalla cartina, il Tiguglio, esatto, ho visto, eccolo qua il nostro, e poi Francesco, tra parentesi, Musante. Scusa Marco, Giorgio, se ci sei, grazie, vai avanti di lì verso la Spezia, Marco, sono le Cinque Terre, bravissimo, tanto per, vedi che tutto torna, cambia Michael, grazie. Che arrivato sulle 26, eccola qua. Vi leggo le frasi iniziali. Una vita dedicata alla fisarmonica, by Marco, sei una bellissima persona insieme a Sandro Lario, amanti dell'arte, felice di vivere e di amare. Con i sentimenti più elevati vi dedico la mia sensibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, grazie, bene, grazie, bene. Grazie. Poi noi durante i programmi leggeremo, Francesco Musante, qualche tua poesia. Continuate a scriverci perché a noi fa molto piacere e vi ringraziamo perché sappiamo che vi teniamo molta, 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 molta compagnia. So che hai preparato un pezzo in scaletta. Sì. Adios Pampa Mia. Sì, l'ho preparato. L'ho fatto durante la pausa. Vero, scusa, sì. E tu dove sei andato? Infatti Giorgio mi ha detto bravissimo. Avevo un Roblino con Tiziano e con Alvaro. Dedicata a Pezzoli Giorgio. Sei sgamato, eh? Perché guardi in alto? Qui sono le prove. Ebbene l'accordo finale. Il bello della diretta, come diciamo, come si dice in gergo, sempre a braccio, sì. È dedicato agli amici di tutta Italia, agli amici di Videotaro, Antenne del Mediterraneo, Teleriviera, Telemasone. E chi più ne ha più ne meno, gli amici di YouTube, certo, diciamo sempre, certo, abbiamo superato i 9 milioni di click, quindi grazie a tutti voi, tutti coloro che ci stanno seguendo in tutto il mondo in streaming web TV. Bravo. Ok. Ciao by Marco e Sandro, un saluto da, ciao. Massimo D'Alessio, il fratello di Gigi, sì. Di Gigi. Vuoi dire qualcosa a Gigi? No. Perché? Perché mi ha chiamato stasera prima di venire qua, ero al telefono con la Anna, che era in mezza un po' così. Ah, quando eri a rotofreno? Sì, sì, ero qui a rotofreno, mi chiama Anna, poi io, sai che dicevano un po', diciamo, così, i Zebedei. Beh, anche perché Anna, Gigi fa incazzare, diciamo. Perché le cose. Anna è ancora sul divanetto, e Gigi, cioè, è già letto. Dire, è già letto, insomma, è un ragazzino Gigi. Salutiamo anche Gigi, ciao Gigi. Però questo è Massimo D'Alessio da Napoli, e ci ringrazia per la compagnia. Ne leggo un'altra? Vai. O aspetto?
Sì, perché sennò diciamo delle cavolate. Vabbè, vado avanti. Vai avanti. Gianni Piazza con Turchina, correva l'anno 1967. Io questo qua lo invidio un po' e ti spiego il perché. Sì. Perché circa 30 anni fa sposò una bella fisarmonica, Gloria Guida. Ah, sì. E Johnny Dorelli. Johnny quella Dorelli. Che piace a Roblino. Lui sì. Guarda i film di Gloria. Sì, capito? Sì, lui sì. E Johnny, che era... tagliato. Cosa ha detto? Sposiamo Gloria, che non è mica male. No. Però questo motivo qua è bellissimo, a me piace tantissimo, è l'immensità. Cosa dici? Di Don Bacchi. Di Don Bacchi, vero? Bravo. Ok? Bellissimo, bellissimo. Poi arriva Lady Barbara, richiesta con la polca delle Fise. Noi scherziamo, però i motivi sono di alta qualità. E ci scusiamo, scusa Michael, il nostro regista, naturalmente stiamo proponendo dei video, pensate che hanno 50 anni, quindi il video e l'audio non sono perfetti. Ci mancherebbe altro, sì. Quindi perdonateci, non dipende da noi, ok? Ci vediamo dopo. Che cadrà, un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà.
io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderai, lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno lo saprò, essere un piccolo pensiero. Grande immensità di quel cielo, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Fisarmonicando.
Io voglio salutare una fanciulla. Sì. Posso? Certo. Si chiama Noemi. Anch'io. La conosci? Ma penso di sì. Vogliamo salutare Noemi? Salutiamola. E ci chiediamo comunque, Noemi, dammi la tre, ci chiediamo sempre il perché. Sei d'accordo, Sandro? Sono d'accordo, sì. Cioè, ci chiediamo sempre il ma perché. Non adesso che ce lo chiediamo. Questa scelta folle, cioè, non capisco, cioè, anche non capisco. Perché, voglio dire... Avevi veramente la bellezza fatta persona, cioè, di fianco. Invece cioè. Hai scelto uno che bisogna fare la convergenza, insomma, cioè, è vero o no? Purtroppo. È purtroppo così. Ciao Noemi, ti mandiamo un bacione anche al gazzo. Sì, sì, sì. Noi salutiamo tutte le persone, visto che siamo in tutta Italia, dirate, ma chi stanno salutando questo? Ma non è un problema. Salutiamo tutta Italia, Giorgio, è normale, no, che dobbiamo salutare gli amici di Stadella dell'Oltrepò. Sei d'accordo, Giorgio? Dormi? Ti sei addormentato? Giorgio, cos'è? Sei sotto la digestione? Che c'è? Mi stai guardando? Dolce vita troppo alta? Eh? Vado a salutare anche tutti gli amici di Mantova, di Casalmoro, Asola, Remedello, Castelgoffredo che mi seguono. Un bacione a tutti voi, ai miei parenti e ai miei amici. Ciao, bacione. Vado, Marco Porro dal nuovo CD, I miei gioielli. Però i miei gioielli non è che mi piacciono. Sì, ma infatti un titolo un po' così. È un po' così, va bene. Cioè. Teo Tango. Poi arriva, correva l'anno 1971. E qui bisogna mettersi comodi. Ma perché? Ma perché questa notte? Fammela. Basta qui hai fatto tutti i pezzi di Cenentano stasera, come mai? Dei clan, i pezzi del clan Cenentano? Sì, tutti di Don Bacchi. Come mai? E Sant'Ercole. Sant'Ercole, Gino, di Gino. No, perché tu vuoi prendermi, no, tu no. Vuoi prendermi in contropiede, ma non è che sono l'ultimo arrivato. No, che Gino Sant'Ercole, sei, no, adesso cioè, sai chi è? E se te l'ho detto io. No, ma chi è? Gino. Chi è? Chi era San Gino? Produttore di Don Bacchi. No, è il cugino di Cenentano. Il cugino non lo so la parentela. Te lo dico io, te lo dico io. Ha scritto i migliori brani di Celentano, di Don Bacchi. Guarda, guarda lì. La... Allora, vogliamo andare avanti? Sì. Anche perché Gino è un po'... Cioè, sai che all'epoca gli sono girato un po' i Zebedei? Sì, i eh? Gioielli, eh? Sì. Giusto? Giusto. Ok. Albano con Nel Sole e poi Stock e Venturi con Battagliero. Sì, era un po' più jazz. Questi qua, questi passaggi qua dobbiamo dare. Ti sono piaciuti questi qui? Vediamo Emanuele Rastelli. È Rastelli che mi ha insegnato a fare queste robe qua. È Rastelli che ti sta. Andiamo in onda, andiamo in onda. Thank you.
Thank you.
Così stai bene. Stai molto bene così. Ma sai perché ho indossato questi occhiali? No, non lo perché so. Perché sai che andremo in onda anche luglio e agosto. Sì, 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 sì. Ma adesso ho capito cosa succede. Quando fai. Ah, ti si vedi, aprono gli occhi. Ti si aprono gli occhi. Vedi? Stai molto bene, sì, sì. Ti piaccio? Sì. Allora ricorda che vabbè, fisarmonicando andrà in onda sino a giugno nella programmazione normale. Poi normale. Luglio e agosto cosa succede? Fisarmonicando estate. Gireremo per tutte le spiagge della Riviera Romagnola e non. Anche le Cinque Terre. Anche le Cinque Terre in Liguria, nel in Garfagnana. In Garfagnana, no, Garfagnana non c'è il mare, però. Forte dei Marmi. A Amalfi andiamo, siamo già sì, sì. A Capri e gireremo tutta l'estate fisarmonicando estate. Perciò, giunti a questo punto, salutiamo Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Michael Cagiada, Monica, Alvaro, Roblino, Bai Marco e Sandro, e ci vediamo alla prossima. S'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangia o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Cucina, vinci sempre tu.
sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor.